Oggi farò questo. Non proprio quello. Saluto Borcia! Ciao a tutti, belli e brutti, soprattutto le belle e alle buone! Ok Fabri, siamo qua alla Riding Evolution Style e ti chiedo che cosa imparerò oggi in questo corso, cosa insegnate qui? Perché uno pensa, ok, mi insegnano solo lo stile di guida, sono in grado di impararlo anche da solo, mi metto lì nelle prove libere, esco col boost e ce la faccio. Invece no, c'è qualcosa di più qua. Assolutamente, sono tante le cose che si imparano oggi alla, diciamo, al nostro corso. Assolutamente essere precisi nella linea, quindi essere piuttosto costanti nella traiettoria. Dobbiamo rimanere in 40 cm con le ruote, quindi questo insegna molto poi nella precisione anche nella guida in pista. Impariamo a fidarci dell'anteriore, caricare sempre di più l'anteriore cercando di scendere proprio col busto verso la ruota davanti. Impariamo tantissime cose, impariamo a gestire il gas nel cambio di direzione, impariamo a gestire il gas quando abbiamo una perdita di aderenza, quindi l'istinto è quello di chiudere il gas completamente, ma ovviamente riprende aderenza posteriore. E cosa si fa? Il classico high side, che qua abbiamo riprodotto a bassa velocità, quindi senza il rischio di farsi male. Anche perché se cadi qui non ti fai niente, sei 20 esatto, all'ora. Esatto. Impariamo anche a utilizzare tanto le gambe nel cambio di direzione, quindi attraverso la rotazione del busto cerchiamo di non affaticare le braccia nella guida, ma di lavorare più che altro con le gambe e poi ovviamente con la rotazione del busto. Sono tantissime le cose, diciamo, che aiutano. Vabbè Fabri, mi metto il casco e giro. Vai. Ciao Race Booking! Ok Fabri, ho appena finito la prima sessione, ti giuro mi sento un mongolo. Allora, la cosa... Perché tu mi fai le foto con l'iPad e poi me le fa vedere e... Esatto. Oh madonna. La prima cosa da sistemare è essere costanti col gas, perché fino a quando farai on off sarà difficile comunque riuscire a tenere la traiettoria e la linea giusta. Ah, infatti sentivo che ero insicuro proprio perché continuavo ad aprire e chiudere. Esatto. Quindi gas costante e cerco di trovare il giro. Esatto. Posizionare meglio i piedi sulle pedane, perché così non andiamo da nessuna parte. Ok, okay, quindi punta e rotazione. E anche le braccia sul manubrio adesso sono ancora, diciamo, le mani sono, non stanno ancora ruotando, quindi c'è da lavorare anche sulla posizione delle mani sul manubrio. Ok, con una presa leggermente diversa. Poi iniziamo a allungare il braccio esterno, che è teso. Fino a quando sarà così. Io lì ce l'ho piegato il braccio, cioè ce l'ho così il braccio esatto, esterno. Devi stenderlo. Invece dovrei. Esatto, in questa maniera qua la moto la tieni più su. Ah, se tu stendi il braccio automaticamente vai giù col busto. Chiaro, chiaro, chiaro. E questo è un pochino il lavoro da fare, perché se aumenti la tua velocità in questo momento, il tuo ritmo, andrà a finire che toccherà la pedana, avrai sempre meno gomma appoggiata, diciamo, sull'asfalto e perderai l'aderenza molto presto. Comunque, cioè io vedo qua che non sto piegando niente, quindi devo cercare di buttare di più giù la moto. Al contrario, devi essere okay. Tu a scendere di più, la moto devi rimanere più su, ok? Ah, ok, quindi cioè il fatto che io sia così in piedi non è per tanto perché non piego la moto, io devo concentrarmi su andare giù io e tu lasciare sulla moto. Devi concentrarti sul tuo corpo, quindi... Okay. Spostarti, ma non portare giù la moto con te. Ok, ok. Distenderti. Va bene, dai, torno su. Ci lavoriamo. Dai. A me sembrava di andare molto meglio in questo momento. Ok, il progresso c'è, il braccio esterno inizia a diventare leggermente più teso, ancora piegato. Soprattutto positiva la rotazione delle mani sul manubrio, ok? Vedi che sta iniziando ad andare sullo stesso angolo, gomito. Sto iniziando a, cioè anziché tenere così, a tenere il manubrio. Esatto.
col busto stai iniziando di più a caricare l'anteriore, quindi siamo sulla buona strada. Devi però concentrarti adesso su spalla esterna che va dalla parte opposta del manubrio, fisicamente proprio a toccare, e il braccio esterno che ancora non è teso. Ok, cioè io devo praticamente andare a fare questa rotazione. La rotazione. Esatto. Rotazione, cioè non è solo uscire col busto, no. Bisogna anche ruotarlo. Ruotare. E questa spalla va verso il manubrio dalla parte perché opposta. Tu ruotando il busto è come se guardi verso l'interno della curva in pratica. Vedrai che facendo questa rotazione qua chiudi molto prima la linea e lo vedi a bassa velocità senza nessun rischio. Dai, che figo, provo. Vai. Il buon Fabrizio purtroppo non sapeva che mi si era appena chiusa la vena. Da quel momento in poi il mio vero obiettivo era uno solo: toccare il gomito. Non è l'obiettivo del corso, lo so, però volevo fare lo sborone sui social network. Ok, ho toccato il gomito. Ok. Non... Una bomba. Ti giuro che non pensavo ce l'avrei mai fatta. E sono arrivato a toccare col gomito. Una Bravo, figata Albi. Pazzesca. Allora, diciamo che non è l'obiettivo, però okay. Se arriva, perché no? No, per me sì, avere la foto col gomito è l'obiettivo per di questa tanti, giornata. Ecco, diciamo che non è l'obiettivo e. Però perché no, se è un punto di contatto in più che abbiamo con l'asfalto, vuol dire che se stiamo facendo le cose bene come rotazione qua già è buona, il braccio esterno inizia a diventare quasi teso, diciamo che la posizione per aver fatto, quanto hai girato? Un'oretta e mezza, due. Ore. È già buona, sei già a buon livello, possiamo caricare ancora di più l'anteriore sicuramente, vedi che vedo ancora la spalla, da paura, dovrebbe essere proprio coperta. Da paura, ma no, ma sai cos'è? La cosa bella di questa di questo corso qui è che si va talmente piano in questo 8 che... Cioè puoi davvero osare di più, cioè puoi andare a prenderti dei rischi perché tanto se cadi, cioè ti rialzi e riparti. Sì, le due o tre scivolate sono anzi positive perché ti fanno capire un attimino il limite, ti fanno capire anche il posteriore quando scivola come gestirlo, l'anteriore che si chiude, veramente hai delle sensazioni che per provarle in pista da paura, sì. Molto più a alta velocità. Davvero, da paura. Ringrazio Fabrizio per avermi offerto di fare questo corso oggi e andate sulla sua pagina Riding Evolution Style dove trovate tutte le info. Ciao ragazzi. Ciao.